Sì, ti prego, Manny, torna alla tua bella vita. Benvenuti a un nuovo episodio, buona continuazione e buona visione con Grim Fandango Remastered. Le numero gagnant, ladies, noir, Perriman. Vabbè, continuiamo. Nero. Allora, usciamo da qui. Ah, Marigno d'oro. Un liquore di classe pieno di foglie d'oro massiccio. Sì, è meglio che la tenga io, per sicurezza. Ok. Mettiamo dentro. Allora, a questo punto ritorniamo di nuovo alla sala di gioco qui. Madame et Monsieur, fais vos jeux, s'il vous plaît. Signore e signori, fate il vostro gioco. Madame et Monsieur, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Signore e signori, le puntate sono chiuse. I giochi sono fatti. Calavera, questo è un gran... Saluta il giovane Manny, la prima recluta messaggero a servire l'AAP. Offrigli qualche briciola e rimandalo indietro subito, così che sapremo che il nostro primo volo è stato un successo. Manny, devi ciò che deve... Crede che sia ancora innamorato di lei. Manuel, grazie all'accesso al computer che ci hai fornito, abbiamo seguito una pista che ci ha portato all'uomo che ha corrotto il Dipartimento della Morte. Il suo nome un tempo era un truffatore da quattro soldi. Poi è diventato sempre più grasso e potente derubando i nuovi defunti. Ricordati il nome di Hector Lehmann, Manuel, e stai attento. Caro in onore ai tuoi meriti, vorrei annunciare ufficialmente la tua promozione ad agente speciale. Io, Salvador Limones, dell'Alleanza delle Anime Perdute, ti saluto. Manuel Calavera, sei un grande alleato della nostra nobile rivoluzione. Non sappiamo come facciano, ma questi misteriosi uccelli possono rintracciare il loro obiettivo semplicemente guardando una fotografia del destinatario. Per festeggiare, Eva ed io abbiamo confezionato dei piccoli berretti per tutti loro. Ti manderò delle foto. Ho avuto una soffiata su Domino e Mechi. Lasciamo la città. Cosa? Come? Domino ha preso Mechi. Li inseguiremo stanotte. Cosa devo fare? Aspetta qui finché non trovo una barca. Aspetto qui. Controllo. Ok. Sai, adesso che ce ne andiamo, questo posto mi mancherà. Manny, perché non possiamo restare? Abbiamo questo club fantastico, non ci manca niente. E Max mi lascia fare un giro nel suo gattodromo col vagone d'ossa una volta alla settimana. E poi siamo bellissimi, vestiti così. Glottis, non posso vivere per sempre in questo mondo. Non è adesso che appartengo. Giusto. Devo trovare Mechi e aiutarla. Perché se non fosse per me avrebbe preso quel treno un anno fa. Bravo. Ok, Manny. A più tardi. Chiudo. Thank you.
Allora, adesso a questo punto ce ne andiamo da qui. Andiamo da qui, scendiamo da qui e ci riprendiamo l'ascensore qua. Andiamo di nuovo da questo. E se Naranja non si fa vedere, posso sostituirlo io, giusto? Manny, non sei nemmeno iscritto alla Federazione Marinai. Lo so io e lo sai tu, ma noi siamo gente che sa mantenere i segreti, giusto? Glotti, sei esentato. Ma il capitano vorrà vedere la tua tessera. Ma che ce ne facciamo della tessera? In pasto ai pesci. E peggio ancora, vi beccherò una multa. È una federazione forte e non voglio pestar loro i piedi. Allora, vediamo. Se trovo degli attrezzi per Glottis, allora posso trovargli un lavoro sul limbo. E se il marinaio Naranja non si presenta al lavoro? Ma si presenterà. E mi procuro una tessera della Federazione Marinai? Che non otterrai mai. Allora potrò salpare col limbo domattina? Suppongo di sì. Bene, bene. Di che tipo di attrezzi ha bisogno, Glottis? Soltanto attrezzature autentiche ape marina. E dove trovo attrezzature autentiche ape marina? Perché non lo chiedi a un'ape marina? Hai paura che ti punga? È arrivato Naranja? Oh no. Ma il ragazzo non ha mai mancato a una partenza. Dove credi che sia, Naranja? Probabilmente a casa a selezionare ricette per il viaggio. Cosa c'è in quella bottiglia? Un rimorchiatore? Si dà il caso che questa sia una perfetta riproduzione in scala della SS Lombaggine. Ho solo qualche problema a infilare il timone nel collo. Qui. È strano, perché di solito una lombaggine dà più problemi alla schiena che al collo. Niente, è meglio che vada a preparare i bagagli. Certo, figliolo. Andiamo su. Manny. Vediamo un po'. Puoi fare tessere della federazione? Manny, hai intenzione di buttarti in politica? Oppure vuoi solo far colpo sui marinai? Puoi farle o no? Facciamo un patto. Se tu riesci a far sganciare a Maximino i miei soldi, io ti faccio presidente di quella maledetta federazione. Non voglio fare presidente. E perché Max ha i tuoi soldi? Gliene ho data una valigetta piena, come bustarella su una grossa scommessa, il mese scorso. La corsa era truccata, Manny. Mi hanno derubato, come volgari borseggiatori. Ecco,
Prendi questo ingresso VIP e usalo per entrare al ritrovo del circolo del cilindro. Io non ci posso più mettere piede. Dovrebbe esserci una cassaforte da qualche parte nello scantinato con dentro la mia valigetta. E tu puoi farmi avere una tessera per stanotte? Se me la riporti, Manny, la tessera sarà sul tuo tavolo. Le numéro gagnant. Guarda questo snobbissimo pass per il ritrovo del circolo del cilindro. Riesci ad immaginarti quanto possono essere snob questi qui? Quel posto non può certo essere più elegante del nostro, non credi? Non so, io cerco di stare alla larga da quel posto. Davvero? Perché? A causa del mio problema. Glottis, compadre. Saliamo di nuovo. Stiamo facendo sale e scendi, sale e scendi. Vecchio, lo facciamo ubriacare un po'. Ho sbagliato, devo andare di nuovo giù. Che ho fatto? Sono risalito di nuovo. Vediamo un po'. Chi ci sta da qua? Ok. Che casino qui. Non so cosa odio di più, la folla o i gatti. E per oggi non ho intenzione di avvicinarmi a nessuno dei due. Il bisonte più piccolo del mondo. Catastrofe. Spini. Gatto a nove code. Cerca guai. È il pussipaccio. Ciccio Charlie. No, facciamo una cosa. Partiti. Ehi. Non ci sta cavendo. Il bisonte più piccolo del mondo. Mi sembra un'ottima serata per le corse di gatti. Ha qualche problema? Sta recuperando un terreno. Cerca guai. Andiamo da qua. Ok. Dove ci troviamo qui? Oh caspita, che è un leone. Caramba, che puzza. È peor che la morte. Potrei